Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei frati minori e cappuccini. Oggi qui per raccontarvi come vedeva i peccati della gente Padre Pio. Ecco, innanzitutto vogliamo ricordare a tutti voi di continuare a scriverci a questo indirizzo mail che vedete in sovraimpressione, a raccontare la vostra storia, come è entrato Padre Pio nella vostra vita e come ha accompagnato anche queste situazioni e queste esperienze che avete vissuto. Ecco, i peccati che vedeva Padre Pio, ad esempio l'aborto, non uccidere, una gravidanza interrotta costituisce sempre un trauma, un dramma, e non si può negare, racconta Padre Marcellino, che quanto vive la donna, che purtroppo non intende essere mamma fino in fondo, coinvolga tutti quelli che le sono vicino, fino alla partecipazione fortemente emotiva e a volte alla giustificazione di una scelta tanto sbagliata. E di questo coinvolgimento ne sanno qualcosa i confessori, anche se essi non potranno mai giustificare la soppressione di una vita. Ecco, padre Pellegrino Funicelli, per tanti anni assistente di Padre Pio, un giorno disse al frate cappuccino stigmatizzato: padre, lei stamattina ha negato l'assoluzione per procurato aborto ad una signora. Perché è stato tanto rigoroso con quella povera disgraziata? E Padre Pio rispose: il giorno in cui gli uomini, spaventati dal, come si dice, boom economico, dai danni fisici, dai sacrifici economici, perderanno l'orrore dell'aborto, sarà un giorno terribile per l'umanità, caro Padre Pellegrino, perché è proprio quello il giorno in cui dovrebbero dimostrare di averne orrore. Padre Marcellino racconta proprio quello che accadeva, afferratolo con la mano destra, l'interlocutore per il saio, gli calcò la sinistra sul petto come se volesse impadronirsi del suo cuore e riprese con un fare molto perentorio: l'aborto non è soltanto omicidio, padre Pellegrino, ma pure suicidio. E con coloro che vediamo sull'orlo di commettere con un solo colpo l'uno e l'altro delitto, vogliamo avere il coraggio di mostrare la nostra fede? Vogliamo recuperarli, sì o no? Perché suicidio? Allora chiese padre Pellegrino. Assalito da una di quelle non insolite furie divine, compensato da uno sconfinato entroterra di dolcezza e di bontà, padre Pio risponde: capiresti questo suicidio della razza umana se non con l'occhio della ragione vedessi la bellezza e la gioia della terra, popolata di vecchi e spopolata di bambini, bruciata come un deserto. E se tu riflettessi, allora sì che capiresti la duplice gravità dell'aborto. Con l'aborto si va a mutilare sempre anche la vita dei genitori. Questi genitori vorrei cospargerli con le ceneri dei loro feti, distrutti, per inchiodarli alle loro responsabilità, gli rispose Padre Pio, e per negare ad essi la possibilità di appello alla propria ignoranza. I resti di un procurato aborto non vanno seppelliti con falsi riguardi e falsa pietà. Sarebbe un'abominevole ipocrisia. Quelle ceneri vanno sbattute sulla faccia di bronzo dei genitori assassini. A lasciarli in buona fede mi sentirei coinvolto nei loro stessi delitti. Vedi, io non sono un santo, eppure non mi sento mai così vicino alla santità come quando dico parole forse un po' forti, ma giuste e necessarie a quelli che commettono questo grande crimine. E sono sicuro di aver ottenuto l'approvazione di Dio per il mio rigore, proprio perché da Lui, dopo queste dolorose lotte contro il male, ottengo sempre, anzi mi sento imporre, qualche quarto d'ora di meravigliosa calma.